È stata ritrovata abbandonata in autostrada verso il centro direzionale di Casoria la torrubata a tre ragazzi a Pagani la scorsa domenica 6 agosto alle ore 23 circa. Il veicolo, una Panda di colore nero, aveva diverse ammaccature. I ladri avrebbero sostituito anche uno degli pneumatici con la ruota di scorta e tenuto le chiavi del veicolo. Nessuna traccia invece delle borse, dei portafogli e dei telefonini delle ragazze che erano rimaste a bordo. Il mezzo è ora sotto sequestro e le forze dell'ordine stanno indagando per accertarsi se sia stato utilizzato per compiere altre azioni criminali, così come accaduto in precedenza. I criminali, due giovani di circa 30 anni dall'accento napoletano, avevano infatti abbandonato al centro di via Ferrante a Pagani la propria automobile, una Peugeot 107 di colore blu elettrico, risultata poi rubata nel napoletano, per bloccare le ragazze a bordo della Panda aprendo gli sportelli e scaraventandole a terra. Momenti concitati e di terrore per le passeggere che avevano chiesto invano aiuto ai passanti. Un'altra auto, alla vista della scena, aveva effettuato un'inversione abbandonando le tre sull'asfalto. Un episodio che ha scosso l'opinione pubblica per la brutalità con cui è stato eseguito, sotto gli occhi di persone che in quel momento hanno scelto di voltarsi dall'altra parte e non soccorrere nell'immediato le tre povere sventurate. Non sono mancati sui social denunce di episodi simili nel passato che descrivono un modus operandi ricorrente: ladri che utilizzano mezzi rubati per compiere altri delitti, per poi abbandonare i veicoli in zone di periferia. Resta l'amarezza per le protagoniste di questa amara vicenda, profondamente segnata da un episodio che avrebbe potuto avere anche ripercussioni peggiori.